Grazie Carlo per la tua registrazione. È un piacere. Si paragona Milano, alla situazione dell'ultima guerra mondiale. E naturalmente si fa riferimento all'immediato dopoguerra, che è stato un periodo difficile, contrariamente a quanto pensano forse alcuni giovani, che però ci portò alla ripresa materiale e civile e poi al miracolo economico. Non si può dimenticare che quelli furono anni di forti contrasti. Anche se l'Assemblea Costituente, che poi portò alla Costituzione, poté lavorare in un clima costruttivo. La Resistenza e la Liberazione furono i collanti che tennero insieme nel 1945 e nel 1946 forze politiche diverse. Il piano Marshall fu il carburante che consentì all'Italia di riprendersi e di rinnovarsi. Milano fu di esempio. Il sindaco Antonio Gretti, partigiano, socialista e cattolico, allievo di Turati, padre di un giovane martire dell'antifascismo, ucciso nel 1944 durante una missione, si buttò a capofitto nella ricostruzione morale e materiale della città. È una storia che molti conoscono, però vale la pena di ricordare che tra le prime iniziative prese da Gretti ci fu l'istituzione del Comitato della Penicillina. E poco dopo di quello della streptomicina, antibiotici da poco scoperti ma irraggiungibili per la maggioranza dei cittadini impoveriti dalla guerra. Contemporaneamente avviò una sottoscrizione per aiutare i bambini di Montecassino, rasa al suolo nel 1944. Non cito naturalmente la ricostruzione degli ospedali, delle scuole, delle case popolari, della galleria, della Scala, dei musei, perché di questo tutti sanno. Ma l'iniziativa per raccogliere fondi per farmaci allora costosissimi e per aiutare i bambini lontani furono gesti di intelligenza e di cuore. Noi ci troveremo in una situazione molto diversa all'uscita della pandemia. Non dovremo ricostruire case e musei, i grattacieli sono in piedi, tutti i servizi sono funzionanti. Tuttavia sarà molto difficile la ripresa economica e Milano vive di produzione e di scambi. Sarà necessario garantire a tutti i cittadini un ritorno alla vita normale, alle imprese, grandi e piccole, lavoro e mercato. I nostri figli e i nostri nipoti dovranno tornare a scuola al più presto. La nostra città avrà bisogno di investimenti pubblici e privati. Tutti i cittadini dovranno aiutare anche i più anziani, diffondendo fiducia e allontanando visioni negative e odio sociale. La digitalizzazione ci ha aiutato in queste settimane e potrà essere uno dei canali del rilancio milanese, ma si dovrà procedere ad una generale alfabetizzazione della digitalizzazione. Abbiamo sentito ripetere spesso ce la faremo, mi auguro che sia così. E allora non dovranno comparire atteggiamenti egoistici e presuntuosi, ma andranno allontanati anche scoramento e depressione. Milano può risollevarsi certamente, ma deve capire che può avere, se saprà dare. È una capitale, ma questo gli ha attirato e ancora gli attira l'invidia altrui. Il Centro Studi Grande Milano può avere una notevole funzione di connessione tra il mondo economico, le imprese, le istituzioni civili e religiose, i partiti, le associazioni culturali, il terzo settore. E probabilmente ce la faremo. Grazie Daniela. Grazie a te Carlo, Grazie. grazie davvero di questo bellissimo intervento perché prima di tutto ricordiamo che Carlo Tognoli non solo è un sindaco amatissimo, ma è la prima grande guglia della Grande Milano, del Centro Studi Grande Milano, è colui che ci ha donato il nome, il marchio, il segno distintivo della sua associazione che è appunto Amare Milano che noi indegnamente continuiamo a coltivare. Grazie di cuore, Grazie, grazie, grazie a grazie, te. grazie davvero.